Chiedono un incontro sindacale, si rivolgono all'amministrazione comunale, ai dirigenti della direzione settima politiche sociali e scuole, alla quarta Economato, attraverso una nota congiunta alle segreterie provinciali della Filcamps, CGIL, Wiltux, SNALV, Comsal, per discutere del bando relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole di competenza comunale, cioè le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un appalto triennale a partire dal 1° ottobre 2022 con la possibilità di rinnovo per altri 3 anni. I timori dei sindacati sono legati al prezzo a base d'asta indicato per ogni singolo pasto. Abbiamo inviato una richiesta di incontro insieme ai colleghi Nuccio Corallo della CGIL, Michelangelo Mazzola della Wiltux e dello SNALV per andare a discutere su questo bando che ha fatto l'amministrazione comunale che a noi non ci convince. Abbiamo fatto altre richieste di incontro, ma oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. E speriamo che con questa nota unitaria l'amministrazione, il sindaco, gli assessori e le direzioni rispondano per organizzare questo incontro. Stiamo parlando di bambini, stiamo parlando, di mangiare, stiamo parlando di ricaduta occupazionale delle lavoratrici che oggi sono in servizio. Noi riteniamo che questo bando abbia un fattore di criticità che è quello che la base d'asta parte da 4,70 € al ribasso. Quindi vorremmo capire al ribasso, aggiudicando questo bando, le problematiche delle lavoratrici e soprattutto la qualità che dovremmo andare a dare ai bambini riguardo le mense scolastiche. Quindi vogliamo questo incontro per discutere e avere delle garanzie sia per la qualità che per quanto riguarda le lavoratrici oggi in servizio. E vorremmo capire perché non si è fatto un bando dove sia a progetto, un progetto innovativo, dove vengono inserite migliorie rispetto al servizio da erogare, anziché farlo a ribasso e pensare semplicemente sempre a risparmiare sui servizi che vengono dati a discapito A dell'occupazione, A della qualità che andremo a dare ai nostri bambini.